Buongiorno a tutti. Nel nostro paese stiamo assistendo ad un fenomeno particolare, unico. Molte persone abbandonano la città, diventata ormai invivibile, non più a misura d'uomo, e tornano i più nel proprio borgo natio. Noi come italiani abbiamo un patrimonio architettonico di borghi unico al mondo, e ci sono nei paesi, nei nostri borghi, tante case abbandonate che però potrebbero essere ristrutturate, rese vivibili, e potrebbero permettere a noi italiani di avere una vita molto più a misura d'uomo, no? Una vita che abbia a centro il proprio essere, diciamo. La natura, cioè la città, snatura molto. Siamo ormai arrivati al vivere al pensare globale e vivere locale, cioè grazie ad internet, che può essere un beneficio, ma come un maleficio. Siamo collegati con il mondo, quello che avviene in Brasile, per esempio, noi riusciamo a saperlo in tempo reale, e così in altre parti del mondo. Il lavoro, grazie ad internet, questo è un beneficio, si può svolgere anche nei piccoli borghi, non c'è bisogno di essere in città, in ufficio in particolare, e quindi diciamo i borghi diventano vivibili, in aderenza con le peculiarità di questa società che viviamo adesso. Quindi si può benissimo vivere locale, nel borgo, lavorare e pensare globale. Siamo ormai al vivere locale e pensare globale. Abbiamo qui vicino a noi il sindaco Luigi Germani, di un ridente borgo, paesetto della Ciociaria, che sta vivendo un fenomeno particolare, per il momento. Cioè molti stranieri vengono, prendono le case abbandonate in paese, anche perché c'è una vista mozzafiato dal paese, che è in collina, e vivono qui, e vivono, si integrano nella società. Ma chiediamone un po' di più al sindaco Germani. Grazie dottor Violo, mi fa enormemente piacere questa intervista. Io sono un patito del centro storico di Arce, che è adagiato su una collina a mezza costa, abbiamo sopra Rocca d'Arce e poi c'è il nostro paese che è ad Arce. E effettivamente c'è più di qualcuno, soprattutto gli inglesi che comprano questi fabbricati al centro storico e pure in campagna. Ne ho diversi, io faccio geometra di professione e ho curato diversi atti notarili con i notai per l'acquisto di questi fabbricati. Per quanto riguarda il centro storico di Arce abbiamo due importanti finanziamenti. Uno, il fabbricato Baisi, che è destinato alle famiglie meno agiate, tipo ex case popolari. Ci hanno dato un finanziamento di 350.000 euro per la copertura e per metterlo a norma. E siamo in graduatoria, il vecchio carcere, che è sempre una vecchia caserma dei carabinieri, che è sempre al centro storico di Arce, via Lanna. Siamo in graduatoria per un altro 350.000 euro per, cioè, problemi di umidità, per risolvere questo problema. Ecco, quindi i borghi aiutano chi vuole tornare a vivere. Noi, in paese, il fabbricato Baisi, ci sono 5 famiglie, la vecchia caserma dei carabinieri in via Lanna ce ne sono 3. E questo proprio per riportare, perché fare quei palazzoni, quei casermoni nelle zone di espansione, di completamento, a me non è che tanto piace. Cioè abbiamo un patrimonio urbanistico del centro storico bellissimo, poi come ha detto lei prima, c'è un panorama mozzafiato, un clima fenomenale. Lei ha visto che tra sabato sera e ieri, sì, 12 e 13, le cantine di San Martino, al centro è proprio una manifestazione per rilanciare i centri storici importante. Sono venuto qualcosa come 5.000 persone in due giorni, la sera, sabato sera. 6.000 persone. E poi i camperisti, abbiamo messo a disposizione il vecchio campo sportivo Casilino, 130 camperisti, non è
tutti i giorni che 130 campionisti vengono ad Arcico. Ma per di più, nei borghi adesso ci sono i supermercati, certo, ci sono i servizi, certo, quelli che una volta mancavano, adesso certo, ci sono, quindi è come se si vivesse in città, solamente che si vive a misura d'uomo. E questo aiuta molto la, diciamo, la nostra centralità. Sicuramente sì, e un'altra cosa, l'amministrazione è disponibile per qualsiasi cosa, potete contattare il comune, l'ufficio tecnico, a me, gli assessori, il vice sindaco, che poi è anche lui è del centro storico, sa benissimo, Cenato, e siamo a disposizione per qualsiasi, fare sopralluogo per vedere i fabbricati che vendono a quattro soldi. L'amministrazione è sensibile a queste cose, magari benvengono tante persone europee e non a comprare qui ad Arce questi papiati per rilanciare, perché il centro storico è veramente un peccato, che purtroppo... E così ce ne sono altre migliaia in Italia. Certo, diciamo, il nostro poi c'è un'esposizione favolosa, dei vicoli bellissimi, degli archi, ci stanno dei portali antichissimi, insomma, è da vedere. Vale la pena, vale la pena. Vale la pena. Allora, grazie sindaco per questa sua testimonianza. E siamo testimoni anche noi di questo fenomeno che sta succedendo in Italia, gli italiani che si riconvertono, noi siamo creativi e quindi salute a tutti e alla prossima, arrivederci Virgilio Violo. Qui vogliamo davvero perché... C'hai un piattino per scoprire? Un'altra volta avevo preso dei ricordi, io ho un panino che avevo preso. Guarda che succede, no? Oddio, scusa.